Buonasera, grazie di esservi collegati anche oggi, di aver aderito a questa nuova puntata di Binoculus. Per chi non lo sa, ricordo brevemente, è un ciclo di video conversazioni sul tema di Dante, il giardino della Villa Medicea di Castello e in generale delle Ville Medice, a partire da dall'appuntamento di oggi, che è più generale, come vedremo, su Petraia, ed è collegato a un progetto che è Amor sementa in voi, promosso da Coulter, ed è un progetto che si svolgerà fra la fine di giugno e luglio alla Villa di Castello e avrà come tema appunto la Divina Commedia. È uno spettacolo a cui partecipano tante persone, le prove sono già cominciate, molti di voi so che stanno già incontrando Franco Palmieri e Luisa Cortesi. Se qualcun altro vuol partecipare, siamo ancora in tempo, c'è tempo, potete ancora iscrivervi e sul sito di Coulter, www.coulter.it, troverete tutte le informazioni necessarie. Io inizierei a questo punto invece con l'incontro di oggi, per il quale ringraziamo Giulia Coco, che è la curatrice della Villa Medicea di Petraia. Petraia, come molti sanno, fiorentini, conoscono abbastanza bene, è un luogo che appartiene alla memoria di molti, perché è un luogo in cui tuttora, ma fino a tanto da tempo fa, i bambini venivano accompagnati dai genitori, era un parco, un luogo comunque di aggregazione del quartiere, di Castello, in generale dell'area di Sesto. Ma oltre a questo, ovviamente Petraia è molto di più, è un museo che attualmente è in fase di restauro e i lavori probabilmente si concluderanno, ora Giulia ci confermerà, ma intorno al mese di maggio, quindi ci sarà un nuovo allestimento curato dal direttore Marco Mozzo. E una villa molto, molto significativa perché è una villa che conserva ancora arredi, oggetti, testimonianze dell'ultima famiglia che l'ha abitata, che quindi era la famiglia di Vittorio Emanuele con la sua compagna, con i figli. E fa parte del sito seriale UNESCO, quindi delle 14 ville che sono state riconosciute come patrimonio UNESCO, quindi difese e promosse anche grazie al contributo della Regione Toscana. E questo di oggi appunto è dedicato al tema della villa, del giardino e insieme a voi, insieme a Giulia, oggi riattraverseremo un po' le epoche, rivedremo alcune delle stanze, delle sale della villa che sono straordinariamente ben conservate e che se qualcuno di voi non ha ancora visitato, ovviamente invitiamo a visitare appena possibile. Vi ricordo le questioni solite legate all'organizzazione che ci siamo dati. Chiediamo a tutti di tenere i microfoni spenti. L'incontro è registrato, quindi se qualcuno preferisce non essere ripreso, gli chiedo per favore di staccare la telecamera. Giulia, a questo punto passo volentieri a te la parola. Ecco, iniziamo subito con questa immagine molto bella, questo squarcio del giardino di Petraia. Grazie, Sì, grazie. Giulia. Grazie Chiara e grazie a tutti voi che state partecipando. Sì, faremo un po' un viaggio più che altro nel giardino di Petraia, che appunto è, come accennava Chiara, una delle ville che fa parte del sito seriale UNESCO, Ville e Giardini Medici in Toscana. Un sito seriale che nasce dal riconoscimento di questo gruppo di ville e di giardini che attualmente hanno una storia diversa e differente l'una dall'altra, perché pur essendo appunto tutte nate in momenti anche differenti della storia, ma sotto il segno dei Medici, poi nel corso dei secoli, nel corso del tempo, hanno avuto destini diversi, quindi proprietà diverse e utilizzi diversi, ma appunto sono racchiuse proprio da questa origine comune e dal fatto di essere state concepite dalla famiglia Medici come un vero e proprio sistema di ville che
È un sistema polifunzionale. Da un lato, infatti, erano ville che servivano per lo svago, per il riposo, per la caccia. Dall'altro, erano anche dei veri e propri avamposti che la famiglia Medici comunque costruiva sul territorio, perché detenere il potere, insomma, non era semplice. Le insidie arrivavano sempre dall'esterno, e quindi era giusto piazzare in punti assolutamente strategici, sicuramente anche bellissimi e particolari dal punto di vista puramente estetico, ma anche non a caso, insomma, in luoghi che erano assolutamente cruciali e significativi per il controllo del territorio. Ed è anche questo il motivo per cui ogni villa e ogni luogo ha un po' una sua vocazione. Cerreto Guidi, per esempio, che è un'altra delle ville medicee tutelata, diciamo, dal sito UNESCO, ma anche poi dalla Direzione Regionale Musei della Toscana, di cui appunto anch'io faccio parte, cioè dal Ministero dei Beni Culturali, che ora da pochi giorni è diventato il Ministero della Cultura, quindi abbiamo cambiato un'altra volta nome. E dicevo, appunto, la villa di Cerreto Guidi, ad esempio, ha una vocazione prettamente venatoria, che gli deriva dal fatto di essere una villa che si trova in un territorio dove la caccia, sia fluviale con il padule di fucecchio vicino, che proprio anche su terra era particolarmente sentita. La villa di Castello, che è vicinissima alla nostra Petraia, è un po' la sorella, diciamo, di Petraia, aveva più una funzione di rappresentanza, mentre invece Petraia stessa era soprattutto concepita come una residenza, cioè proprio come la classica casa di campagna, una casa principesca, ovviamente, perché di principi, di duchi, di granduchi e di re, questa sera appunto parleremo. Possiamo andare avanti magari con la slide, così cominciamo a conoscere un pochino la storia di questa villa, che ha inizio nel 300 almeno, quando Petraia, non sotto le fattezze di una villa, ma come un palazzotto fortificato, un palagio con una torre quadrata di avvistamento, viene citato da Giovanni Villani nelle Cronache di Firenze. La torre fu al centro di un episodio a dir poco epico, perché a quel tempo apparteneva alla famiglia Brunelleschi. E il Villani ci racconta che i figli di Boccaccio Brunelleschi, che era il proprietario appunto della torre, nel 1364 la difesero strenuamente da ben tre tentativi di attacco da parte delle truppe tedesche e inglesi, che erano guidate da Giovanni Acuto, niente meno appunto che John Acuwood, che è quel condottiero soldato di ventura che è ritratto da Paolo Uccello all'interno della Basilica del Duomo di Firenze, della Basilica di Santa Maria del Fiore. I Brunelleschi riuscirono appunto a sconfiggere l'attacco dei nemici e mantennero saldo quindi il controllo di questo palazzo, di questo palagio con torre. Una torre che poi nel corso del tempo è stata un po' ingentilita con l'inserimento, ad esempio, nell'Ottocento dell'orologio, è diventata quasi una torre belvedere, no? Però a questo tempo, nel Medioevo, era veramente un punto di difesa, a conferma proprio che la localizzazione del palagio e poi della villa non è affatto casuale, ma è appunto in un punto del territorio che serviva appunto per il controllo delle terre. La torre appunto è rimasta quella originale, quella trecentesca, attorno alla quale poi si svilupperà appunto la villa. Villa che nel 400 passa alla famiglia Strozzi, famiglia ricchissima, molto potente di Firenze, che a un certo punto avrà la sfortuna di imbattersi nei Medici, che appunto ne causeranno per un certo periodo l'esilio. Medici che poi, appunto, con Cosimo I, duca ancora nel 1544, finalmente acquistano questa proprietà. Possiamo passare alla prossima slide, grazie. Acquistano la proprietà e Cosimo decide che proprio in quello stesso momento, in quel periodo, stava lavorando alla costruzione del vicinissimo giardino della Villa di Castello, decide di donare questa proprietà al figlio secondogenito, Ferdinando. Il primogenito era Francesco e come tale aveva diritto alla successione del Ducato e poi del Gran Ducato. Però Francesco morirà piuttosto prematuramente nel 1587 con la moglie Bianca Cappello nella villa di Poggio Imperiale. Quindi il figlio secondogenito Ferdinando, che in quanto tale era stato avviato alla carriera ecclesiastica e faceva il cardinale di Roma,
deve lasciare la porpora cardinalizia, deve tornare a Firenze, si sposa e diventa Granduca di Toscana. Subito, appena subito dopo l'insediamento nel 1587, ovvero l'anno dopo, nel 1588, Ferdinando con la moglie Cristina di Lorena avvia i lavori di ingrandimento e di ristrutturazione di Villa Lapitraia, proprio a partire da quella torre trecentesca intorno alla quale si sviluppa tutta la costruzione in una sorta di percorso ad anello che troviamo nel piano terreno e poi sopra nel primo piano. La coppia granducale naturalmente lavora anche all'abbellimento della villa e poi, come vedremo tra poco, anche sul giardino. Nella fattispecie, Cristina, che prende un po' le redini dei lavori in villa, perché il marito le assegna in un certo senso questa proprietà, commissiona al pittore Cosimo Daddi alla fine del Cinquecento, siamo intorno agli anni 90, la decorazione all'affresco delle due pareti corte del cortile che vedete appunto in questa immagine, dove, come in una sorta di horror vacui, vengono rappresentate tutta una serie di scene che raffigurano l'epopea di Goffredo da Buglione, che era il condottiero protagonista delle crociate, antenato proprio di Cristina di Lorena, la quale quindi vuole omaggiare questo antenato illustre, raccontandone la storia in questi aspetti. Qualche anno dopo, all'inizio del Seicento, il figlio Don Lorenzo, erediterà dai genitori, la villa, di Petraia e farà decorare, sempre nel cortile, perché dovete immaginare ancora in questi anni lo spazio come un cortile aperto. Farà decorare le pareti, le altre due pareti, quelle che rimangono, diciamo, in quella sorta di loggia che si intravede dalla foto, con i fasti medicei. Affiderà a Baldassare Franceschini, detto il Volterrano, che era il frescante di corte, uno dei pittori più importanti in quel periodo, e stiamo parlando degli anni 30 del Seicento, la raffigurazione dell'epopea dei più importanti protagonisti della famiglia Medici. Quindi ritroviamo il padre Ferdinando, il nonno Cosimo, lo zio Francesco, Caterina ed altri importanti personaggi con quelle che sono state appunto le loro gesta più importanti. Possiamo andare avanti? Con la fine della dinastia Medicea nel 1739, cioè con la morte dell'ultimo dei Medici, Gian Gastone, che muore senza figli, e poi della sorella, la celebre Anna Maria Luisa, l'elettrice palatina, pochi anni dopo, nel 1743, il governo della Toscana passa a mani straniere. Passa alla famiglia Asburgo-Lorena, che inizialmente acquisiscono questo staterello, diciamo, piccolo, però non è che se ne curino più di tanto. Francesco Stefano è infatti l'uomo designato per il nuovo governo della Toscana, ma lui è soprattutto il marito di Maria Teresa d'Austria e quindi preferisce stare a Vienna, fare un po' l'imperatore consorte, perché lei era l'imperatrice d'Austria, piuttosto che starsene in Toscana. E quindi affida il governo del nostro territorio ad una reggenza nella quale si alternano figure militari, aristocratici, politici in vista, tra questi il principe di Craon, che fu appunto uno dei reggenti che tenne in questo periodo il governo della Toscana, invece appunto di Francesco Stefano. Il principe di Craon venne a Petraia. La reggenza in generale preferiva stare in città. Non ha amato molto le ville di campagna dei Medici, non le ha praticate molto, però una visita a Petraia la fece e trovò questa villa malinconicamente vuota, per cui non ne fu particolarmente impressionato. Se ne tornò a Firenze e niente fu fatto per mantenere questa importante e grande proprietà, fino a quando non arriva nel 1765, con la morte di Francesco Stefano, il figlio secondogenito, Pietro Leopoldo. Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, in quanto figlio minore, è destinato a governare lo stato più piccolo, mentre il fratello Giuseppe sarà l'imperatore d'Austria. Pietro Leopoldo è un sovrano giovane, dinamico, è un sovrano illuminato che, lo sapete, insomma, fa una politica di riforme importantissime, abolisce la pena di morte e è veramente un sovrano avanti per tanti aspetti rispetto al tempo in cui visse. E fu comunque tutto sommato abbastanza affezionato alla Toscana negli anni in cui governò.
Fece anche delle modifiche a Villa Lattaia, che poi tra poco vi racconterò, ma fu soprattutto il nipote, cioè il personaggio che voi vedete ritratto in questo dipinto di Pietro Benvenuti, quando era, diciamo, più giovane, cioè Leopoldo II, ultimo Granduca di Toscana, il famoso Canapone, che apporterà modifiche all'esterno della villa, trasformando il selvatico dei Medici in parco romantico, e anche questo poi anche di questo poi ne parleremo. Questa breve carrellata è per farvi vedere e conoscere chi furono i proprietari della villa, che appunto ognuno a modo suo dette un proprio contributo nel cambiamento, nella trasformazione che poi è quella che vediamo oggi. Quindi possiamo andare avanti e conoscere, diciamo così, gli ultimi proprietari della villa a cui faceva cenno Chiara, che sono appunto Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, e la sua seconda sposa, la moglie morganatica, Rosa Vercellana, che tutti noi conosciamo come la Bella Rosina. I due qui sono ritratti innamoratissimi, si dice, in una foto d'epoca. E appunto io qui vi ho proposto uno degli ambienti, la Sala Blu, che più è caratterizzato dalla presenza appunto dei Savoia a Petraia. Questa stanza nella fattispecie era utilizzata probabilmente dalla Bella Rosina come spazio personale per la lettura, il ricamo, le chiacchiere con le amiche, però diciamo insomma gli usi furono molti naturalmente, e anche perché abbiamo un piano terra in cui sono rimasti delle sale più di rappresentanza, mentre invece al primo piano, dove si trova la Sala Blu, ci sono anche degli ambienti più privati, tra cui anche la camera da letto e la toilette della Bella Rosina. Vittorio Emanuele arriva a Firenze nel 1865, quando la città diventa la capitale del nuovo Regno d'Italia. Lui viene da Torino, ha un'educazione sostanzialmente francese, anche questo poi lo vedremo nelle modifiche che lui deciderà di fare, e non è che sia proprio affezionatissimo a Firenze e alla Toscana in generale. I toscani non capiscono i piemontesi e i piemontesi non capiscono i toscani, quindi è una convivenza soprattutto nei primi anni molto difficile. Tuttavia lui amerà abbastanza Villa La Petraia. Sarà meno affezionato a Palazzo Pitti, che era la sua sede poi di rappresentanza e, come dire, la sua reggia fiorentina, ma spesso si rifugerà a Villa La Petraia. E sarà, come dire, affezionato a questo luogo anche dopo che la città di Firenze non sarà più capitale del Regno d'Italia, ma la capitale si trasferirà a Roma nel 1871, tanto che deciderà di festeggiare il fidanzamento del figlio avuto da di uno dei due figli avuto da Rosa Vercellana, Emanuele Conte di Mirafiori, proprio a Villa La Petraia. E sarà questo fidanzamento il motivo, diciamo, comunque la scusa, il pretesto per portare ulteriori cambiamenti, ulteriori innovazioni a Villa La Petraia. I cambiamenti più importanti per quel che riguarda l'interno li vedremo tra poco nel cortile che viene appunto coperto, ma riguardano anche proprio la vita di tutti i giorni, potremmo dire gli aspetti più tecnologici, passatemi il termine. Ad esempio, penso al nuovo sistema di riscaldamento. Pare che la Bella Rosina non amasse particolarmente la fuliggine e le desse fastidio il fatto che la fuliggine dei camini andava a sporcare i tessuti e le stoffe. Oltretutto era molto scomoda anche per i servitori, diciamoci la verità, dovevano sempre andare da una stanza all'altra a raccogliere questa cenere per poi buttarla. Allora, perché non portare a Firenze un po' di innovazioni piemontesi? E i fiorentini, come dire, devono accettare, un po' forse a bocca storta, che i buzzurri piemontesi portino effettivamente delle importanti innovazioni. Tra queste c'è il nuovo impianto di riscaldamento, che non si basa più sull'utilizzo del camino, bensì su un sistema di bocchettoni ancora oggi presenti in villa. Si vedono per esempio bene nella stanza, nella camera della Bella Rosina, dove ce ne sono addirittura due, che sfrutta l'aria calda proveniente dagli ambienti sotterranei dove si trovavano le cucine, e attraverso un complicato sistema riusciva appunto a far passare l'aria anche nelle stanze ai piani superiori attraverso questi bocchettoni, che potevano essere chiusi o aperti a seconda che si volesse l'aria calda oppure no. Quindi innovazioni che poi sono rimaste in villa e che hanno, come dire, reso più agevole e più piacevole la vita di tutti i giorni. Possiamo andare avanti? Grazie. Con il nipote di Vittorio Emanuele II, cioè Vittorio Emanuele III, nel 1919
La villa non è più proprietà della corona. Vittorio Emanuele III decide di donare, probabilmente anche per un motivo pratico, perché mantenere queste residenze era piuttosto costoso, decide di donare questa ed altre residenze, come la stessa villa di Castello, allo Stato italiano, che quindi l'acquisisce come una proprietà appunto sua, come una proprietà dello Stato. Nel corso del tempo vengono fatti vari usi, diciamo, della villa fino ad arrivare al 1984, quando Villa La Petraia viene musealizzata, cioè diventa sostanzialmente un museo nazionale, che vuole, appunto, come accennava Chiara nella presentazione dell'intervento, testimoniare, rappresentare quello che era il vivere in villa della famiglia Savoia, sostanzialmente, dei Medici. Non resta moltissimo al di là degli affreschi del cortile e della cappella che si trovano una al piano superiore e una invece al pian terreno. È soprattutto l'impronta dei Savoia che è rimasta e che connota e caratterizza la villa. Però in villa non sono pervenuti soltanto i mobili, arredi, opere d'arte dell'epoca dei Savoia, ricostruiti attraverso l'inventario del 1911, che è l'ultimo inventario storico che noi abbiamo, ma che ci dice quali opere erano presenti, quali arredi, quali mobili, da dove provenivano, dove si trovavano, in modo appunto da poter ricostruire quello che era il contesto. Non sono, dicevo, le uniche opere che sono oggi presenti in villa, ma ci sono anche altre importanti testimonianze che ricordano soprattutto l'epoca medicea. Tra questo, le lunette, le celebri lunette di Giusto Utens, che ci saranno molto utili nella prima parte del nostro discorso relativo al giardino. Sono un colpo di genio di Ferdinando I, che vi ho presentato prima, il quale alla fine del Cinquecento decide di commissionare a questo pittore fiammingo Giusto Utens una serie di lunette che testimonino e rappresentino in maniera molto fedele, in maniera analitica, quelle che erano le proprietà di campagna, le ville, che la famiglia Medici possedeva in quel momento. Quindi vedete come il sito seriale UNESCO, nato nel 2013, non dice niente di nuovo. Lo stesso Ferdinando aveva già l'idea di questo insieme di ville, appunto come una sorta di sito seriale sparso in tutta la Toscana. Di queste lunette, che storicamente erano state allestite alla villa di Artimino, come vedete nella foto in alto sulla sinistra, poi nel corso del tempo sono state spostate. Questo anche per il fatto, per il discorso che vi facevo prima, cioè le ville poi nel corso del tempo hanno modificato i loro proprietari, la loro storia è cambiata e la stessa villa d'Artimino adesso è di proprietà privata ed è tutto fuorché appunto un museo. Quindi nel tempo queste ville hanno subito vari spostamenti, sono state in quello che era il Museo di Firenze com'era e poi in tempi più recenti sono state portate 14 delle 17, perché le altre sono andate purtroppo perdute, sono state portate a Petraia, che è stata giustamente ritenuta la sede più idonea per ospitare la testimonianza di queste ville. Qui adesso le vedete nell'allestimento attuale nelle sale di Villa La Petraia, dove appunto nella foto in alto si vede anche l'originale in bronzo dell'Ercole Anteo, la fontana che si trova al giardino della Villa di Castello, e sotto anche le due figure dei gladiatori del Pieratti, seicentesche, anche queste sono gli originali, e mentre invece delle copie si trovano alla Villa di Castello. In un certo senso anche questo allestimento ormai sarà storico perché, come accennava Chiara, stiamo appunto lavorando a importanti lavori di ristrutturazione, di rinnovamento del percorso museale, quindi anche le lunette saranno presentate in modo un po' diverso rispetto a come le vedete qui. Ma insomma, intanto era giusto per darvi un'idea. Possiamo procedere? E finalmente, appunto, dopo questo lungo, ma credo necessario preambolo per farvi conoscere i proprietari della villa e un po' darvi un'idea dell'impronta che vi hanno lasciato, possiamo finalmente vedere questo giardino. Dunque, la foto che vi ho proposto è una veduta aerea, che mi sembra particolarmente utile per farvi vedere, per comprendere la complessità del giardino visto proprio come un sistema in cui, lo vedete, architettura e natura dialogano fortemente, in cui la mano dell'uomo che ha costruito l'edificio, la struttura, dialoga con la natura e in un certo senso la plasma,
per quello che è il proprio benessere, il proprio sostentamento, in questo caso appunto un proprio godimento anche di tipo puramente estetico. Questo sistema che voi vedete è naturalmente diverso rispetto a quando Ferdinando I concepì la villa, i cui lavori erano stati affidati, almeno dai documenti, questo si evince, a Raffaello Pagni, anche se pare che Bernardo Montalenti abbia dato comunque un contributo nella realizzazione sia della villa che del giardino. La villa, non ve l'ho detto, ma appunto è forse anche cosa nota, deve questo suo nome così particolare, Villa Petraia, alla natura pietrosa del luogo, del territorio in cui si trova, che è alle pendici del Monte Morello e che appunto si affaccia su questo giardino, che è il frutto di sbancamenti che furono fatti già nel Cinquecento, sfruttando proprio la natura, del terreno, che lo vedete, va in pendenza, tende a fare proprio uno scivolo. E vi dicevo appunto che proprio la configurazione generale in parte è diversa, perché nel tempo sono passati secoli, sono passati nuovi proprietari, però la struttura in sé su tre terrazzamenti è stata poi nel corso del tempo comunque mantenuta. E Ferdinando si ispirò in un certo senso alla Villa Medici sul Pincio a Roma, dove lui quando era cardinale aveva trascorso chiaramente dei periodi molto molto lunghi. E in un certo senso si rifà anche a quello che era stato il pensiero del padre Cosimo, che qualche decennio prima, nella vicina villa di Castello, aveva realizzato il primo giardino all'italiana. Un giardino detto anche formale, caratterizzato dalla simmetria, dall'ordine, dalla presenza di queste siepi e di bossi tagliati con delle forme geometriche, dove tutto è pulito e regolare e niente è lasciato al caso. Se andiamo avanti si vedono altre immagini, ecco, queste sono immagini dall'alto che ci permettono proprio di vedere il giardino all'italiana, con questi disegni proprio fortemente geometrici che sono un pochino diversi rispetto al tempo di Ferdinando, ma hanno però mantenuto l'impostazione. La foto sulla sinistra, quella fatta appunto dalla torretta campanaria, l'ha fatta il nostro architetto proprio in questo periodo di grandi lavori, perché appunto si sono stati fatti, si stanno facendo dei lavori in torre che hanno portato quindi con il braccio meccanico ad arrivare fin lassù, perché qui siamo proprio sopra la torre, quindi è il punto più alto da cui si può godere naturalmente di una visione a 360 gradi del paesaggio. Un paesaggio che ovviamente dobbiamo pensare molto diverso al tempo dei Medici, ma anche dei Savoia stessi. Non c'era l'aeroporto, Sesto Fiorentino non era come adesso, però insomma ancora oggi, come dire, si difende, si riesce a vedere la cupola di Firenze, si riesce insomma ancora a vedere la città e i suoi caratteristici tetti rossi, ecco, per cui è comunque un bel vedere. Andando avanti, vediamo finalmente la lunetta di Giusto Usens, che, come vi dicevo, ci dà proprio l'idea di come doveva essere il giardino nel momento in cui Ferdinando I completa la costruzione della villa e del giardino stesso. E si vede bene la divisione proprio in terrazzamenti del giardino stesso, che era costituito, lo si può leggere dall'alto o dal basso, come vi pare. Partendo, diciamo, dal basso, è costituito da questo piano detto del parterre, che era caratterizzato da questi due grandi appezzamenti di terreno, divisi poi come in quattro parti, e sottolineati dalle cosiddette cerchiate, cioè queste gallerie che vedete circondano, no? Le mezze lune, gli spicchi, diciamo, in cui è diviso queste due sorte di grandi quadrati, che erano fatte con arbusti, con piante sempreverdi, bossi, verzure, e avevano un po' una doppia funzione, anzi forse tripla. Dal lato sottolineavano questo carattere geometrico del giardino all'italiana. Dall'altro lato avevano anche la funzione una funzione estetica, quindi insomma di armonia, di rigore, di purezza. Dall'altro lato era anche una funzione pratica, perché
queste gallerie, chiamiamole così, riparavano dal sole. Quindi quando si passeggiava nel giardino, se il sole era troppo forte, era troppo alto e scottava, ci si poteva comunque riparare in questa sorta di piccola oasi, in cui gli uccellini addirittura facevano i loro nidi, per cui era proprio questo stare idilliaco, no? Passeggiando sotto questa verzura, rinfrescandosi con il suono degli uccellini che cinguettano a fare compagnia. Negli spicchi, diciamo, esterni alla cerchiata più stretta, erano coltivate invece le piante da frutto. Piante da frutto nane molto spesso, c'erano albicocchi, meli, nespole, che venivano coltivate col sistema delle equiconce, che era questo sistema utilizzato anche già nell'antichità dai romani, che prevedeva praticamente il piantare le piante in maniera sfalsata, come proprio vedete, è rappresentato nella lunetta dell'utens. E la pratica di coltivare queste piante, che al tempo dei Medici avevano anche un po' dell'esotico, se vogliamo, perché non erano sempre piante frequenti in Europa o comunque in Italia, era particolarmente apprezzata anche nelle corti estere, perché spesso poi diventavano i frutti e i fiori dei doni che ci si faceva proprio come doni diplomatici. Celebre l'esempio del Gelsomino di Goa, che appunto arriva a Cosimo III da parte del re del Portogallo come dono dalle Indie, quindi una cosa assolutamente rara e preziosa, che poi viene coltivato nel giardino segreto del giardino di Castello, e che pare Cosimo utilizzasse per aromatizzare la cioccolata, insomma per usi anche proprio culinari, tanto che dice che questa cioccolata di Cosimo fosse veramente una cosa fenomenale. E appunto già al tempo di Ferdinando, c'era comunque la moda e il costume di piantare queste piante da frutto, che poi erano piccoline come dimensioni, erano chiamate nane per permettere anche alle donzelle di poter raccogliere questi frutti senza doversi scomporre più di tanto. Il trattatista Agostino Del Riccio nel Cinquecento proprio dice che le gentildonne, le donzelle amavano, insomma, quando facevano le loro passeggiate nei giardini di campagna, si divertivano appunto nella raccolta di questi frutti. E possiamo andare avanti? Grazie. Ecco, qui io ho fatto questa sorta di gioco nello scomporre la lunetta di Utens nei vari piani, in modo da farvi vedere meglio com'era e com'è, quindi le differenze che poi nel corso del tempo ci sono state settore per settore. Nella parte alta, ovviamente, il parterre come si presentava al tempo di Ferdinando, mentre invece nella parte bassa della foto lo vedete com'è adesso. Quindi resta, diciamo, l'idea di un giardino all'italiana, però sono scomparse le cerchiate e si è sostituito una forma di tipo ellittico, che viene inserita nell'Ottocento, al tempo più o meno dei Savoia, quando siamo in epoca vittoriana, e appunto va di moda molto questo utilizzo della forma ellittica, con questi appezzamenti di aiuole molto regolari che sottolineano ancora una volta la regolarità del giardino all'italiana. Vengono quindi tolte le cerchiate e al centro viene inserita una fontana, tuttora presente, che però adesso è priva della figura del Nettuno che invece si trovava appunto in origine. Andando avanti, ecco, qui ci sono altri particolari, quindi sulla sinistra la foto del giardino all'italiana con la fontana centrale un pochino in lontananza al centro del vialetto centrale, e vedete proprio questo effetto di discesa verso il basso, che è proprio il terrazzamento che segue la pendenza del terreno. Nella foto di destra, invece, vi introduco il piano del vivaio, che è il piano superiore rispetto al parterre. E forse se andiamo avanti si vede meglio. Sì. Direi di sì, ecco, qui si vede meglio. Nella parte bassa, di nuovo, come era al tempo di Giusto Utens, nella parte alta, come è adesso. Il piano del vivaio si chiama così per la grande vasca centrale che è tuttora presente e che serviva, aveva un po' una doppia funzione. Da un lato serviva per l'allevamento dei pesci, era una vasca che c'era identica anche a Castello, poi è stata interrata, però una volta c'era, e infatti, se non sbaglio, la lunetta di Utens la raffigura proprio prima dell'ingresso della villa. E poi serviva anche naturalmente per convogliare l'acqua, perché
Perché naturalmente voi direte come si fa a tenere ancora oggi, devo dire, sempre verde questo e alimentare questo giardino e le sue fontane? Per quanto riguarda le fontane, a differenza di Castello, l'acqua non è proprio l'elemento dominante nel giardino di Petraia. A Petraia abbiamo sostanzialmente tre fontane, quella di cui vi parlavo, la fontana della Venere Fiorenza, che è nel piano della figurina, che tra poco vedremo, e poi sul retro della villa si trova un'altra fontana in una spugna in calcare detta il Nasone, proprio per questa sua forma particolare che ricorda un grosso naso. E non c'è, a differenza di Castello, appunto l'elemento dell'acqua come elemento fondante, nemmeno un disegno allegorico e politico forte, come invece c'è appunto nella villa di Castello. Ma questo probabilmente riflette anche un po' le personalità diverse e il momento storico diverso in cui queste due realtà sono state poi realizzate. Cosimo doveva comunque affermare il proprio potere. Ferdinando in questo era più facilitato perché ormai insomma era il terzo granduca e quindi il potere mediceo era piuttosto consolidato, seppur bisognava sempre stare molto attenti a che continuasse ad essere così. Però tornando appunto al nostro piano del vivaio, vi dicevo che da un lato serviva per l'allevamento dei pesci, dall'altro per convogliare le acque. Le acque arrivavano e arrivano tuttora pur utilizzando sistemi chiaramente moderni adesso, dall'acquedotto di Valcenni, che è praticamente alle spalle della villa, verso il Monte Morello, da cui appunto arrivavano queste correnti d'acqua, che prima giungevano alla Topaia, che era un'altra villa di proprietà dei Medici, adesso di proprietà privata, che si trova alle spalle di Villa La Petraia. E poi appunto attraverso il sistema dei cosiddetti condotti medicei, cioè in pratica erano delle canalette di terracotta e di pietra, nelle quali poi passava l'acqua, che veniva appunto dall'acquedotto, giungeva nella grande vasca. In questa grande vasca c'era anche una sorta di raccolta di cateratta che permetteva di far confluire l'acqua addirittura anche al giardino di Castello, quindi era un sistema veramente complessissimo e molto all'avanguardia, se si considera che siamo appunto alla fine del Cinquecento. Dalla vasca, poi, attraverso altri sistemi di bocchette, diciamo, e tubi, sempre in terracotta e in pietra, l'acqua convogliava poi nel giardino all'italiana, nel parterre, e andava a riempire delle piccole conche, diciamo, dalle quali poi i giardinieri potevano attingere per irrigare poi tutto il giardino e naturalmente mantenerlo in vita, mantenerlo sempre, sempre verde. Ai lati della vasca, nel particolare della lunetta di Utens, vedete quelli che erano i due giardini segreti di Ferdinando. Ferdinando, come altri componenti della famiglia Medici, lo stesso Cosimo III che vi ho citato prima, erano particolarmente appassionati nella coltivazione di bulbose, di piante rare, ma anche di piante officinali che spesso impiegavano anche per usi culinari o addirittura anche come medicamento. E quindi Ferdinando si fece costruire questi due giardini segreti che dobbiamo intendere nell'accezione di privati più che appunto di segreti oscuri. I giardini poi nel corso del tempo sono andati a sparire e diciamo soltanto quello che rimane guardando la villa, diciamo sulla sinistra, che forse se possiamo tornare un attimo indietro con la slide, ecco, è quello che vedete, il particolare è quello che vedete sulla destra, era destinato alla coltivazione dei bulbi. E ancora oggi, effettivamente, i nostri giardinieri piantano i bulbi in questa zona del giardino, che forse è l'unica effettivamente che è rimasta fedele, se non altro nella sua destinazione, a quello che era il giardino cinquecentesco. Possiamo ritornare avanti? Grazie. Nella parte invece di destra, il giardino segreto è completamente sparito. E vedete che nell'Ottocento, proprio vicino alla rampa di accesso poi al piano della villa, è stato modificato completamente. Possiamo andare avanti, forse c'è il particolare della. Esatto, questi sono alcuni particolari dove si vede la vasca, dove si vede la rampa di accesso al piano della villa. E ancora avanti. E
Esatto, e qui si vede appunto la cosiddetta palma di San Pietro, che è appunto non quella alta, ma quella bassa, che vedete diciamo dietro la palma alta. È una particolare tipologia di palma nana, che ha un nome latino, Camaerops humilis, della quale appunto. No, Paolo Galeotti non vi ha parlato perché vi ha parlato del giardino di Castello, però insomma è una palma che resiste diciamo in climi che non sono particolarmente caldi come, o torridi insomma come il nostro. E fu inserita nell'Ottocento quando c'era un po' questo gusto diciamo per l'esotico e per il particolare che veniva dalle terre lontane, quindi fu inserita ancora oggi appunto è visibile in quello che è il piano del vivaio. Possiamo andare avanti? Ecco, adesso vediamo il piano della figurina, che è il piano, corrisponde al piano della villa, ed è così chiamato per la figura appunto che vedete sopra la fontana. Il piano della figurina è una parte del piano della villa, è la parte che guardando la villa rimane alla vostra destra, e forse nella slide successiva c'è una veduta più particolare, eccola qua. Ed è così chiamata appunto per la presenza di questa fontana, che è la fontana della Venere Fiorenza. Pietro Leopoldo, il granduca giovane illuminato di cui vi ho parlato prima, nel 1780 circa decide di fare dei cambiamenti in questa zona della villa di Petraia e fa portare dal giardino di Castello, dove si trovava la fontana, la fontana appunto di Venere Fiorenza e la pone qui, in questa parte della villa che da allora prende il nome di Piano della Figurina. In un certo senso scardina un po' la lettura allegorica pensata da Cosimo nel giardino di Castello, dove appunto si trovava anche la fontana di Venere in dialogo con la fontana di Ercole Anteo, tuttora presente, seppur con una copia fedelissima, perché l'originale, abbiamo detto, si trova in villa, e con la Grotta degli Animali, che invece è tuttora presente nella sua originalità. Però, tant'è, lui, insomma, fa questa modifica che poi nel tempo si è deciso di mantenere. Quella che vedete all'esterno nel piano della figurina è una copia, anche in questo caso per ragioni di tipo conservativo si è preferito musealizzare sia le parti in marmo che sono del Tribolo e di Pierino da Vinci, che sono attualmente conservati nei locali che erano le scuderie, se non ricordo male, che appunto la parte bronzea del Giambologna che è conservata all'interno di Villa La Petraia, quindi visibile nel percorso museale. La rappresentazione di Venere è una Venere un po' speciale perché è una dea dell'amore che esce dalle acque, che si strizza i lunghi capelli per asciugarli, ma è soprattutto una rappresentazione allegorica di Firenze, da qui naturalmente il nome di Venere Fiorenza, che sotto ai suoi piedi, nel piedistallo che vedete, schiaccia in un certo senso, domina quelle che sono le altre città toscane. Infatti il piedistallo, l'anello, è decorato con gli stemmi delle varie città toscane che al tempo di Cosimo erano soggette al dominio di Firenze e quindi rientravano nel Granducato, Pisa, Arezzo, Pistoia e così via. Quindi un significato politico fortissimo che appunto però tant'è Pietro Leopoldo decide appunto di portare questa statua nel piano della figlia. Andiamo avanti. Al tempo dei Lorena ci sono altre modifiche. Bisognerà aspettare qualche decennio, però, perché appunto sarà il Canapone, il nipote di Pietro Leopoldo, a restituire, diciamo, una nuova vita e un nuovo aspetto a quella che è la parte posteriore della villa. Quella che nella lunetta di Utens, che vedete in alto, è rappresentata da un filare di cipressi. Al tempo di Ferdinando e in generale dei Medici, questa zona del giardino, se così si può chiamare, se giardino si può chiamare, era il selvatico o l'aragnaia, cioè una zona sostanzialmente boscosa in cui si cacciava e però si coltivava anche, si coltivava la vite, si coltivava l'ulivo e si praticavano delle attività agricole. Questo perché, non ve l'ho detto all'inizio, ma diciamo che tra le funzioni di alcune, perlomeno alcune delle ville, c'era un po' anche quella di essere delle piccole imprese agricole.
Per cui i medici che erano insomma dei banchieri e che vedevano il business possibile dappertutto, producevano in alcune delle ville questi prodotti che poi andavano a rivendere e quindi facevano del commercio e guadagnavano anche appunto sui prodotti delle loro terre. Tutto questo viene meno appunto intorno agli anni 20 del 1800, quando Leopoldo II decide di incaricare un ingegnere specializzato proprio nel disegno dei giardini che veniva dalla Boemia, tale Josef Frisch, che aveva già lavorato al giardino al parco di Pratolino e che, seguendo la moda del tempo, decide di restituire una nuova vita a questo luogo e di renderlo un giardino romantico, un parco romantico. C'era anche un aspetto pratico, perché non solo i medici erano pratici, lo erano anche Lorena. Mantenere un parco romantico era molto più economico che rifare magari un giardino all'italiana o qualcosa di formale e di ben più complesso. Quindi c'è anche questo aspetto. Però c'è sicuramente anche una volontà di seguire quella che era la moda del tempo. Il giardino o il parco, in questo caso, perché siamo a circa 20 ettari di dimensioni, romantico, è detto anche all'inglese, perché si sviluppò in Inghilterra e ebbe una grande eco un po' in tutta Europa. È un parco molto diverso dal giardino formale, è apparentemente l'opposto del giardino formale. È caratterizzato infatti da alberi di varia tipologia, vialetti, spesso abbiamo delle panchine piazzate naturalmente in punti non casuali ma panoramici. Questo lo vediamo nella slide successiva in cui ho cercato un pochino di darvi l'idea di alcuni di questi punti. L'altro giorno sono andata appunto a fare un giro nel parco, ho fatto queste foto e in alcuni casi si intravede appunto la cupola, la torre della villa stessa. Cioè, tutto sembra un po' fatto al caso, affidato alla natura. Si percorre questi sentieri dove ci sono i laghetti, gli uccelli, animali di tutti i tipi, troviamo i daini, le lepri, gli uccelli di vario tipo, addirittura alcune specie protette anche. Però in realtà non è niente fatto a caso, cioè è tutto ben studiato, a partire proprio da questi cannocchiali, come dire, no, prospettici che ci permettono di avere queste vedute mozzafiato. Sono quindi parchi ben studiati, diciamo, e Frisch lo sapeva bene, infatti realizza questo parco che è probabilmente uno dei pochi in Italia ad aver mantenuto proprio la sua natura di parco romantico abbastanza incontaminato, ecco, dall'Ottocento ad oggi, e quindi è una sorta anche di riserva naturale che ha assolutamente una sua particolarità. E Josef Frisch negli anni, sempre tra gli anni 20 e gli anni 30, lavora anche a un altro aspetto pratico del parco, o meglio alla vialone carrozzabile che permette di collegare e che collega tuttora il giardino di castello al giardino al parco, insomma di Villa La Petraia, in modo chiaramente da rendere gli spostamenti con la carrozza molto più agevoli e molto più pratici. Questi sostanzialmente, possiamo passare alla slide successiva, sono i cambiamenti apportati dagli Asburgo-Lorena. Sarà, come vi dicevo prima, soprattutto con i Savoia, che si avranno le modifiche più importanti, o perlomeno quelle che ancora oggi vediamo e che quindi in un certo senso sentiamo anche più vicine a noi. Questa immagine raffigura appunto Vittorio Emanuele con la moglie, la seconda moglie. Vittorio Emanuele aveva avuto una prima moglie che gli aveva dato altri figli, tra cui Umberto I, che poi sarà appunto il suo successore. E in questo caso invece abbiamo appunto i figli di secondo letto, quindi Vittoria ed Emanuele, che è il ragazzino imbronciato che vedete messo in ginocchio. E possiamo pure passare alla slide successiva. Sarà lui il conte di Mirafiori che col suo fidanzamento nel 1872 con la giovinetta, aveva solo 16 anni, Blanche de Larguerelle, figlia di industriali di origini francesi, che appunto darà l'occasione per un importante rinnovamento della villa. Qui vediamo appunto la coppia ritratta proprio in una foto dell'epoca del fidanzamento e poi Blanche in questo ritratto bellissimo di Francesco Vinea, che invece la rappresenta in una versione più domestica, più diciamo intima, 2 anni dopo il fidanzamento, nel 1874. Andiamo pure avanti. Ecco, questa è il
cortile che abbiamo visto prima con le pitture di epoca Medicea in uno scatto che invece mostra anche le tre più importanti innovazioni portate al cortile dal quali sono sostanzialmente la copertura, il lampadario, che non è un'innovazione, ma insomma il lampadario viene dalla villa di Poggio a Caiano, se non ricordo male, quindi già una cosa medicea, ma viene fortemente rimaneggiato con questi cristalli color ametista, e il pavimento, che è il cosiddetto pavimento alla veneziana, con questa sorta di mosaico costituito appunto da tessere di pietra di vario colore, che vanno poi a formare delle stele, dei cerchi concentrici, quindi dei disegni particolari. Il tutto serviva a rendere sostanzialmente un ambiente aperto, cioè un cortile, un salone da ballo, quindi c'era un aspetto anche puramente pratico in questo. Pratico, ma la praticità può anche seguire le mode. E quindi ecco che i Savoia tornano a rivolgersi a degli architetti torinesi, in particolare a Fabio Nuti e a Giuseppe Giardi, chiedendogli di lavorare appunto alla copertura di questo ambiente. Loro sono gli stessi architetti che avevano realizzato l'impianto di riscaldamento di cui vi ho parlato prima. Utilizzano il ferro, la ghisa e il vetro, che per l'epoca sono dei materiali modernissimi, avveniristici quasi. È, se non sbaglio, il primo caso a Firenze, perché mi sembra questo sia prima della copertura del chiostro della Santissima Annunziata, è comunque uno dei primissimi casi a Firenze di utilizzo del ferro e del vetro per appunto una copertura di un ambiente che finora invece era all'aperto. La copertura ha in un certo senso anche favorito la conservazione degli affreschi, che effettivamente stanno tuttora, al di là che hanno subito degli interventi di restauro, tra i quali quello ottocentesco del Bianchi per quel che riguarda i fasti medicei, ma hanno anche naturalmente reso l'ambiente un ambiente coperto che poteva essere quindi sfruttabile anche nei momenti di pioggia, e nella fattispecie un salone da ballo. Fu qui infatti che si organizzò il fastoso ballo di cui io vi ho messo il programma del concerto, insomma, con delle musiche, dei valzer stupendi, che la Blanche de Larderelle ricorda proprio nel suo diario, diario proprio da teenager, perché insomma aveva 16 anni, quindi era veramente una bambina, in cui descrive proprio questa meraviglia, questo sfarzo di una festa stupenda di cui lei stessa era effettivamente la protagonista. Quindi Vittorio Emanuele e la bella Rosina fecero le cose in grande, e state attenti alle date, perché lo fecero in un momento in cui loro non erano più a Firenze. Il fidanzamento è del 1872. Nel 1871 Roma era diventata la nuova capitale del nuovo Regno d'Italia. Quindi il re, per forza, si era dovuto trasferire e andare a Roma. Però resta questo legame con Villa La Petraia, che evidentemente è talmente forte, soprattutto per la bella Rosina, che era un po', diciamo, una donna di polso che doveva avere il suo ascendente sul re, rimane talmente forte questo legame che si decide di organizzare la festa proprio qui, proprio a Villa Petraia, e di affrontare uno sforzo importante in termini di soldi, di energie, di personale impiegato poi per la realizzazione in pochissimo tempo di queste modifiche, di questi cambiamenti, che poi rimarranno proprio per la Villa di Petraia. Quindi si fa questa copertura che segue proprio l'idea dell'utilizzo del ferro e del vetro, soprattutto come elemento che dà chiaramente luminosità. Anche la museografia di quegli anni, le prime gallerie, diciamo, museografiche di quegli anni sono caratterizzate proprio dai lucernari, cioè dall'utilizzo appunto del vetro che permette di sfruttare la luce zenitale. E possiamo passare, credo, alla slide successiva, in cui, esatto, in cui appunto le modifiche non sono soltanto per quello che è l'interno, ma sono anche all'esterno. Quello che voi vedete è il piano della figurina, cioè la parte del giardino di cui vi ho parlato fino a poco tempo fa a proposito della Venere Fiorenza. La Venere Fiorenza la potete forse riconoscere al centro di quelle due grandi strutture rotonde in ferro e vetro nuovamente, che sono due voliere. 1872, Ferdinando Lasinio, architetto trevigiano, se non sbaglio, viene chiamato a riprogettare il piano della figurina proprio in relazione ai festeggiamenti per il fidanzamento. Però ha un problema: deve adattare la struttura del nuovo piano della figurina a quelle due voliere ingombranti, effettivamente,
che si trovavano lì già da qualche anno prima, già dal 1700, dal 1869, quindi quando il re era ancora a Firenze. Questo perché? Perché c'era anche qui un po' la moda in quel periodo storico di quelli che erano i giardini ornitologici, cioè l'idea di collezionare, di raccogliere specie rare, particolari, diverse tra loro di uccelli, all'interno di ambienti come queste grandi voliere ellittiche che ricreavano proprio gli habitat naturali di queste varie specie di uccelli. I quali una volta che poi morivano venivano portati alla specola per essere appunto impagliati e messi in mostra o comunque studiati in qualche modo. È un po' un'usanza che deriva dai vecchi serragli medievali in cui si collezionavano animali e belve se, feroci o non feroci, selvatiche o non selvatiche, ma insomma era un po' come dire, una moda che c'era sempre stata anche proprio a Firenze, dove in questi anni, negli anni 60 dell'Ottocento, effettivamente gli studi sulla zoologia hanno una forte impennata. Nel 61 il Cosimo Ridolfi, Tommaso Corsini, il Demidoff, quindi la crème della crème, l'élite della società fiorentina costituisce la società zoologica, per esempio. Pochi anni dopo, nel 63, se non vado errato, apre il Giardino Zoologico di Firenze e addirittura nel 65 Vittorio Emanuele II costituisce una direzione generale dei giardini e delle collezioni zoologiche del re. Questo perché il sistema delle voliere in realtà è presente anche in altre regge del re, come per esempio a Palazzo, cioè Palazzo Pitti, al Giardino dei Boboli, insomma, dove vicino alla Meridiana si trovava un'altra di queste grandi voliere. Addirittura i documenti, non nel caso di Petraia, ma nel caso di Boboli, ci dicono proprio quali erano le specie che si trovavano all'interno di queste voliere. Quindi c'era fagiani, anatre, oche, pappagalli, di tutto di più, che venivano appunto inseriti all'interno di questi contesti. Il lasigno quindi che fa, come dire, asseconda questa passione del re. Infatti inserisce le voliere più piccole che vedete, ai due lati della fontana e anche poi le altre quattro con queste coperture a pagoda che ricordano un po' anche l'Oriente, quindi questa moda orientale e questa idea, no, delle chinoiserie, che poi è una cosa che già c'è dal Settecento, ma nell'Ottocento è ancora ben viva. E poi perimetra, diciamo così, il piano della figurina nella parte verso il parco con queste casettine, i cosiddetti casotti per covi, che poi sono stati tolti, sono stati dismessi e al loro posto ora, soprattutto nel lato lungo, c'è la coltivazione degli agrumi col sistema spalliera che si vede appunto ancora oggi. Sulla destra, vediamo invece sull'estrema destra queste sorte di grandi palloni, che erano i cosiddetti ballon de fleurs. Il francese impera naturalmente, negli anni del dominio sabaudo. Erano questi grandi contenitori in piombo, legno, che venivano poi ricoperti di fiori colorati, a creare proprio un effetto multicolor che doveva essere qualcosa di sfavillante, e che anche la stessa Blanche descrive proprio nella sua festa quando parla della decorazione meravigliosa del giardino. Possiamo andare avanti? Ecco, qui vediamo il confronto tra l'aspetto attuale del piano della figurina e il progetto dell'asinio, dove queste aiuole grandi di forma ellittica ricordano proprio la presenza delle voliere sabaude. Voliere, possiamo andare avanti, che erano particolarmente costose da mantenere. Erano anche queste realizzate in piombo, in ferro, c'era il vetro, erano dipinte e avevano insomma dei costi di restauro, di manutenzione piuttosto alti. Tanto che intorno ai primi anni 80 dell'Ottocento ci fu addirittura un'interrogazione parlamentare per avere un finanziamento per il restauro di queste voliere, che però fu negato. E quindi verso la fine del secolo le voliere furono dismesse, in sostanza. Quindi la foto che voi vedete adesso risale proprio alla fine dell'Ottocento e fa vedere
l'anima, diciamo così, della voliera che poi appunto fu dismessa come altre, come quella anche di Boboli. E Giorgio Galletti, che è stato un funzionario storico, insomma, di Villa La Petraia, ha proprio rintracciato a un certo punto, addirittura nel Chianti, quindi aveva fatto un viaggio stranissimo questa voliera, ha rintracciato la voliera della Petraia. E chiaramente in condizioni non proprio ottimali, però l'ha rintracciata, l'ha come dire, recuperata e ovviamente archiviata, perché insomma certamente oggi non sarebbe più pensabile poter mettere una voliera nel piano della figurina, però resta comunque questa testimonianza. Assolutamente interessante, anche proprio di un gusto che c'era, di una moda che c'era in quel periodo storico. Andiamo avanti e vediamo l'altro importante aggiunta al piano della figurina che viene fatta dall'asinio ed è il Belvedere o Reposoir, di nuovo siamo francofili, che altri non è che un casottino molto elegante, molto delizioso, che va a sostituire nel 1872 una casetta in legno che era già presente al tempo di Lorena e che probabilmente serviva tipo camera ottica per vedere un po' per la realizzazione, insomma, di vedute o comunque per lo studio, per studi, diciamo, legati alla visione. Nel 72 l'asinio appunto realizza questa struttura, tutt'oggi chiaramente presente, che è diciamo adibita a saletta da riposo. Possiamo vedere l'interno nella slide successiva, ho messo alcuni particolari, in cui c'è questo ambiente completamente finestrato che permette quindi una visione sul paesaggio circostante verso Firenze, guardando verso quindi la città, e questa copertura pagoda che torna sempre per questa moda orientaleggiante. Tutto all'interno è come è descritto nell'inventario del 1911, con i mobili, lo vedete, decorati con lo stemma Savoia che impera ogni dove, e il pavimento a mosaico alla veneziana, identico a quello del salone, e questa data 1872 che inequivocabilmente ci dice in quale momento siamo. L'unico elemento non originale sono i tendaggi, che però riproducono in maniera assolutamente fedele la descrizione del 1911. Imperano le rose, come spesso nella villa e nel giardino, perché naturalmente l'omaggio è alla rosa Vercellana, alla bella Rosina, la padrona di casa, che quindi in qualche modo, insomma, si manifesta anche nell'arredo. Nella slide successiva invece vediamo la parte del piano della villa opposta rispetto al piano della figurina, dove si trovava l'Arbre Maison di Vittorio Emanuele II, qui rappresentato in una foto d'epoca. Era un leccio probabilmente piantato all'epoca del Frisch, quindi non particolarmente antico nel momento in cui c'era Vittorio Emanuele II, dove lui aveva, secondo la moda francese di quel periodo, fatto costruire una scaletta a chiocciola e un piano che gli permetteva quindi di accedere a questo piano e di sostare sull'albero, avere quindi una visuale anche qui, in questo caso molto privilegiata, e poter passare momenti di riflessione, di riposo per poter mangiare, eccetera, eccetera. Il re qui amava cavalcare, cacciare, quindi aveva anche bisogno di, come dire, spazi per potersi rinfrancare e potersi riposare. L'Arbre Maison era appunto uno di questi. Il leccio è stato definitivamente tolto non in tempi poi così lontani, forse qualcuno di voi se lo ricorda anche perlomeno una parte. I colleghi più anziani mi raccontavano che appunto fino veramente a una ventina d'anni fa c'era ancora una parte della scaletta, però poi per ragioni di sicurezza e per ragioni anche proprio conservative del povero albero si è dovuto togliere ed è stato sostituito con un altro leccio, che è quello che vediamo adesso, il quale è stato posizionato più o meno nella stessa zona di questo e che è un po' sfortunato perché è stato colpito da un fulmine l'anno scorso e quindi ora, insomma, è sotto il controllo e il monitoraggio dei nostri super funzionari che lo stanno, insomma, come dire, monitorando. Ecco, per cui speriamo che possa resistere anche lui. Nella prossima slide vediamo invece, sempre il piano della figurina, l'altro elemento modaiolo del giardino Savoia, che sono le aiuole fiorite. L'abbiamo visto con i ballon de fleurs, adesso lo vediamo con le courbeilles. Amiamo proprio parlare francese. I courbeilles sono i corbelli, quelli che noi chiamiamo i corbelli, cioè
si intravedono nella foto di destra, sono questi contenitori, chiamiamoli così, questi grandi petali più che contenitori, sono grandi petali di terracotta, li si vedono nella foto dove ci sono i fiori rossi, che anche questi sono stati recuperati da Giorgio Galletti nei depositi in condizioni non proprio felicissime e in origine erano coperti da da delle pietre colorate a mosaico, quindi dovete immaginare l'effetto sfavillante che davano con la luce, perché c'era tutto uno sbrilluccio, tutto un effetto bellissimo che si sposava poi con questi colori dei fiori che dovevano essere qualcosa di meraviglioso. Le fioriture sono in realtà una tradizione a Petraia, perché già negli anni 50 dell'Ottocento la villa di Petraia vinse il concorso della Società d'Orticoltura bandito proprio per la migliore fioritura, quindi già prima dell'arrivo di Vittorio Emanuele c'era comunque questa tradizione che seguiva naturalmente le mode del tempo. E infine, per concludere, un accenno, come dire, nella prossima slide, alla presenza degli agrumi, che non è ovviamente una presenza preponderante come nel giardino di Castello, però c'è anche a Petraia. Vi dicevo prima della coltivazione a spalliera, con questi agrumi che poi nella stagione invernale, come ancora, sono coperti da delle stuoie che li proteggono quindi dal freddo, però in qualche modo sono presenti anche in questo giardino e sono presenti anche all'interno della villa, con questo particolare che vi mostro dall'ambiente proprio vicino alla cappella, la cappella cosiddetta nuova di Villa La Petraia, dove si intravede da questa porta la cosiddetta zinna di vacca, che era un tipo di agrume particolare che ricorda nella forma la mammella di una vacca, e che qui è coltivata in vaso, perché gli agrumi poi anche a Petraia sono coltivati sia in vaso che appunto a spalliera, un vaso in terracotta inconfondibilmente medicio, perché lo vedete, c'è il famoso stemma con i sei bisanti medicei che impera. Pare che tale era la passione dei medici che lo stesso stemma ricordi proprio gli agrumi, la forma degli agrumi nelle loro palle. Degli agrumi però vi ha parlato Paolo Galeotti la scorsa settimana e quindi vi ha detto tutto quello che c'era da sapere, per cui io vi lascio, diciamo così, e vi saluto, restando chiaramente a disposizione per qualsiasi domanda o curiosità, sperando di potervi rispondere, facendovi vedere nelle prossime due slide un po' di fiori, insomma, perché ora tra pochino la stagione, come dire, lo consentirà e stanno già iniziando in realtà a fiorire i primi alberi, ci sono i narcisi, insomma, ci sono un sacco di colori bellissimi perché siamo quasi al momento dell'esplosione, insomma, nella slide successiva, che è quella poi finale, si vede per esempio l'albicocco, questo qua sulla sinistra, e poi ci sono le bougainville, insomma, tutta una serie di fiori colorati bellissimi che rendono il giardino meraviglioso, soprattutto nel periodo tra, diciamo, marzo, aprile e luglio, fino, insomma, poi magari all'arrivo poi del grande caldo. È bellissimo sempre in realtà, però chiaramente, insomma, in questi mesi in cui la natura proprio è al massimo del suo splendore, lo è sicuramente ancora di più. Quindi io vi ringrazio e niente, resto a disposizione, insomma, se avete domande o altro. Grazie mille Giulia, è stato Grazie molto interessante. E queste foto di primavera hanno una capacità di, vero? Sì. C'è ancora tanta voglia di primavera, C'è già tanta c'è voglia di primavera. Tra l'altro, in effetti, una delle cose particolarmente belle di questi giardini è la possibilità di vedere passare le stagioni, cogliere il tempo in questa dimensione ciclica in cui torna la natura, ma torna anche il lavoro, la lavorazione dei giardinieri. Delle persone che comunque curano il giardino seguendo i ritmi delle stagioni. E questo E è una grande. fammi dire anche le tecniche laddove, insomma, è chiaramente possibile, si cerca soprattutto per la coltivazione degli agrumi, ve l'avrà detto Paolo, e si cerca proprio di seguire ancora gli antichi metodi, che sono quelli poi che permettono di portare avanti, insomma, no, la tradizione anche stessa, insomma, tra i giardinieri, perché col tempo chiaramente si alternano.
Sì, perché ricordiamo che la Direzione Regionale dei Musei non ha soltanto curatori storici dell'arte come Giulia, ma anche funzionari agronomi, quindi personale che ha competenze specifiche nella manutenzione dei giardini storici. Il tema anche del giardino storico e della manutenzione del giardino storico è particolarmente interessante anche nella salvaguardia poi delle specie botaniche originali, come abbiamo appunto sentito la volta scorsa anche da Paolo. Sì. Ho visto c'era qualche domanda. Ecco, infatti, volevo dare voce alle domande. Ma sarebbe, ecco, la domanda credo più seria di tutte, ma sarebbe visitabile se diventiamo gialli? Allora, dunque, se diventiamo gialli bisogna, come dicevamo prima, avere un altro pochino di pazienza, però probabilmente speriamo, però spero che Marco, se è sintonizzato, che non mi scagli il fulmine di Giove in testa, ma credo che si possa verso maggio, insomma, primavera inoltrata, se siamo gialli e se la situazione lo consente, riaprire al pubblico anche la villa, insomma, che è un anno ormai che al di là del Covid, però appunto questi lavori. Insomma, ci stiamo dando dentro, ecco, ci stiamo dando da fare. Quindi speriamo di sì. Avete altre domande? Sì, avrei la domanda. A me non risulta, le prossime conferenze, sono già pianificate, Sì, non sono già trovate. pianificate. Ora le pubblichiamo sulla chat e comunque vi invito tutti a iscrivervi alla newsletter di Stazione Utopia. Trovate sulla chat il link per iscrivervi e così per poter ricevere le informazioni e gli aggiornamenti. Se poi qualcuno di voi ha Facebook o altri canali social tipo YouTube, noi pubblichiamo anche la registrazione di tutte le lezioni e di tutti gli incontri, quindi potete anche rivedere gli appuntamenti passati. E se volete scriverci una mail, la mail è edu@stazioneutopia.com e vi mandiamo tutto il calendario aggiornato, se no ci telefonate e lo facciamo altrettanto volentieri. Nel frattempo vi segnalo i prossimi appuntamenti, recupero qui di seguito il file. Li ho incollati, Chiara, puoi leggerli in Ah, chat. bene, perfetto, grazie. Allora, ritroviamo, ecco. Quindi il 12 marzo, la prossima settimana, abbiamo Maurizio Tibaldi, un incontro particolare perché è dedicato, diciamo, al tema della Divina Commedia e in particolare dei bestiari medievali, quindi usciamo per un attimo dal tema delle ville Medice e ritorniamo a parlare di Dante. E quindi il tema legato al tema, appunto, come dicevo, dei bestiari. Il 19 marzo, invece, Luisa Cortesi, che è una danzatrice e coreografa, introduce un tema più legato alla storia della danza e quindi ai movimenti che nella danza moderna e contemporanea hanno liberato il corpo dalle scarpette, dai tutù e hanno reso il piede nudo per muoversi, quindi questo recupero del corpo e della naturalità anche del fisico. E poi il 9 aprile completiamo con un incontro tenuto da Gianluca Azzurra, che è legato proprio al sistema di pensiero medievale, quindi al pensiero religioso, cristiano, medievale, di cui Dante era espressione, e quindi una lettura della Divina Commedia e del pensiero di Dante alla luce di una riflessione più ampia sul pensiero medievale. Grazie. Se non avete altre domande o avete altri dubbi, io
ringrazio ancora una volta Giulia per questa bellissima lezione. Vi ricordo che stiamo realizzando, grazie anche alla consulenta di Giulia, una serie di podcast, di audioguide con cui visitare le ville. Per ora abbiamo pronto quella di Castello, prossimamente pubblicheremo quella di Petraia e di Cerretto Guidi. Ci sarà senz'altro una stagione estiva di visite e di appuntamenti, ecco, mi sento di poterlo dire con ragionevole ottimismo, quindi potremo vederci anche in presenza e organizzeremo senz'altro delle visite, quindi vi ricordo ancora di iscrivervi alla newsletter così riceverete poi le informazioni. Direi che ho visto Marco Calafati, che quindi ringrazio, ci sono anche alcuni di coloro che hanno tenuto le lezioni precedenti, quindi grazie a Marco Calafati, grazie a Lino Bandini e grazie naturalmente a tutti voi. Grazie a voi, grazie molte Chiara. E grazie mille per questa vostra presenza. Prego Marco. Sì, ringrazio appunto per la conferenza appunto Giulia Coco. Accendo la telecamera, eccomi qua. Se posso, sì, non ci conosciamo, comunque se posso dire una testimonianza, mio nonno era giardiniere a Villa Petraia e quando ero bambino mi portava su quell'arbre maison che mi ricordo ancora di aver visto negli anni 90, quell'albero di leccio, e quindi effettivamente era meraviglioso. Grazie. Grazie molte per la conferenza. Grazie mille ancora e buona fine settimana. State attenti. Fate i bravi, mascherine, lavatevi le mani. Grazie a tutti, ciao, buona serata. Ciao, grazie. Bum 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 b